Benvenuti viaggiatori, sono Grizzly e questa è una puntata un po' particolare di Diario di Viaggio on the road. Sono sul sentiero che gira intorno al lago di Terlago, che vedete qui alle mie spalle. Dietro di me potete vedere la Paganella in Enrosadira, perché l'alba, sono le 6:30 del mattino, alle 7:15, 7:20 più o meno, e sono venuto qui per una ragione ben precisa. Questo sentiero fa il giro intorno al lago, però in quella punta di là, a un certo punto, c'è un altro sentiero che parte, che poi va a finire qui dietro, va a finire a Cadine, il cosiddetto Giro di Solassas, ed è il luogo nel quale quest'anno c'è stata l'ultima aggressione dell'orsa KJ2, quella che ha decretato in qualche modo l'uccisione dell'orsa, la soppressione dell'orsa da parte della provincia autonoma di Trento, perché si è deciso che questo animale era diventato troppo pericoloso. Bene, oggi sono qui per parlare proprio di questo, un po' perché sono il Grizzly, quindi in fondo l'orso bruno è in qualche modo l'orsa bruna, la mia lontana cugina, ma in parte perché, scherzi a parte, vorrei parlare seriamente della situazione. L'orsa KJ2 non era la prima volta che aggrediva una persona, non è la prima volta che si è avvicinata così tanto alle zone abitate. Qui dietro c'è il paese di Terlago, qui sopra c'è il paese di Cadine, siamo veramente in una zona particolarmente abitata, e quindi già innanzitutto questa era una situazione molto a rischio. Il fatto che l'orsa si sia già spinta ad aggredire un'altra volta una persona l'ha resa un animale particolarmente pericoloso. Per questo motivo, nonostante quello che possono dire tutti gli ambientalisti, tutti gli animalisti, che tra le altre cose sono venuti anche qui a Cadine facendo una manifestazione molto discutibile, perché a un certo punto hanno cominciato a scaricare insulti anche nei confronti degli abitanti di Cadine, che non c'entrano nulla con questa storia, ciononostante devo dire che personalmente mi trovo d'accordo con l'idea che una volta che si è determinato che l'animale KJ2 era troppo pericoloso, si è preferito sopprimerla. Ora, c'è un discorso che va alla base, che è quello che sono stati introdotti molti orsi in Trentino, prendendoli dalla Croazia, se non ricordo male, perché non ce n'erano più. E adesso si sta presentando il problema opposto, cominciano ad esserci un po' troppi orsi. Quello che manca, naturalmente, è la sicurezza, il controllo. Ci sono molte cose sulle quali si potrebbe parlare. Sicuramente sono stati fatti degli errori che sono stati fatti alla base nella diffusione degli orsi nella provincia autonoma di Trento, ma non credo che aver deciso di sopprimere KJ2 sia stato un errore. Al contrario, la decisione di sopprimere KJ2, secondo me, è stata una conseguenza di politiche e procedure sbagliate, ma è stata una conseguenza inderogabile, non c'era a quel punto null'altro da fare. Sicuramente è triste, sicuramente è difficile pensare che un animale che tra le altre cose è protetto arrivi al punto di dover essere soppresso, ma questo è quello che penso io. Si sono fatte delle politiche sbagliate, e a seguito di queste politiche sbagliate si è arrivati alla necessità di sopprimere l'orso. Comunque, come ripeto, questo è quello che penso io. Voi invece che cosa ne pensate? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Per piacere, cerchiamo di mantenere la discussione pulita, la discussione ordinata, cerchiamo di evitare gli insulti e le considerazioni al di fuori. Io, come ripeto, quello che penso è che i fatti sono stati sbagliati sin dall'inizio, e purtroppo la soppressione dell'orso è una conseguenza dei fatti che sono stati sbagliati sin dall'inizio. Però sono aperto alle vostre considerazioni. Io sono Grizzly, noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!